collaborazione con Istituto Santa Chiara, dal 2002 salute, prevenzione e cura. Tecnomed, centro medico biologico da 4 generazioni per la vita. Prevenire è sempre la scelta migliore. Alma Roma, il piacere di sentirti al sicuro. Sollevante, gestione e servizi a tutela della salute. Dottoressa Francesca D'Ercole, endocrinologa. Non diamo per scontato che chi vede queste trasmissioni o comunque in genere la gente sappia anche cosa fa uno specialista medico. Vogliamo iniziare proprio, che cos'è l'endocrinologo? Cosa fa l'endocrinologo? Beh, diciamo che in effetti non tutti sanno chi è l'endocrinologo. A volte sembra anche una parola difficile da pronunciare. L'endocrinologo è di fatto un medico specializzato nella diagnosi e nella cura delle malattie che possono colpire le ghiandole endocrine, cioè quelle ghiandole del nostro corpo che producono ormoni, che per dirla in maniera semplice sono sostanze che rilasciate nel sangue hanno il compito di trasmettere un segnale, quindi un messaggio da una cellula a un'altra, da un organo a un altro. E per evocare chiaramente una determinata risposta funzionale, quindi diciamo che li possiamo intendere come dei messaggeri. Sicuramente tra le malattie endocrinologiche più comuni ci sono quelle che possono colpire la tiroide, che pertanto è la ghiandola più conosciuta, più famosa se vogliamo dire. La tiroide è una ghiandola che abbiamo alla base del collo nella parte anteriore, la cui forma viene classicamente paragonata a quella di una farfalla. È in verità di piccole dimensioni, ma estremamente importante, dato che gli ormoni tiroidei controllano moltissime funzioni del nostro organismo, dal metabolismo basale, il metabolismo osseo, la funzione cardiovascolare. Pertanto si può facilmente intuire come una alterazione nella funzione di questa ghiandola non possa che ripercuotersi un po' a 360 gradi. Quindi sballi tutto l'organismo. Certo, quindi influenzando il nostro benessere generale, la nostra qualità di vita. Quindi insomma è un organo da tenere sotto controllo. Certamente. E quali sono questi controlli che è il caso di fare? Proprio come se seguissimo uno screening quasi obbligatorio, perché sì, così è sempre meglio prevenire che curare. Certo. Sicuramente una prima valutazione può essere fatta mediante l'esecuzione di un semplice prelievo venoso, tramite il quale possiamo dosare gli ormoni TSH, FT3 e FT4. Questo di fatto ci permette di valutare come sta funzionando la nostra tiroide, quindi se sta funzionando normalmente, se ad esempio sta funzionando troppo, che può succedere anche questo. Quindi in caso di iperfunzione appunto parliamo di ipertiroidismo, o se al contrario sta funzionando poco, quantomeno meno di quanto dovrebbe, quindi in questi casi parliamo al contrario di ipotiroidismo. Poi chiaramente sarà cura dello specialista indicare in base alla visita, qualora necessari, ulteriori esami più specifici, più approfonditi. Degli esami che spesso ci troviamo a richiedere al paziente sono per esempio il dosaggio degli anticorpi antitiroide. E questo perché spesso le alterazioni nella funzione della tiroide sono sostenute da processi autoimmunitari. Cosa significa? Che il nostro sistema immunitario, per errore chiaramente, produce degli anticorpi contro la nostra stessa tiroide. Quindi di fatto l'organismo che attacca se stesso, possiamo dire in maniera semplice. E tra le patologie e le malattie di questo tipo fa per esempio parte la nota tiroidite di Hashimoto, che prende il nome dal medico giapponese che per primo la descrisse, e che appunto è di fatto poi una infiammazione cronica della ghiandola che nella maggior parte dei soggetti esita in un ipotiroidismo, quindi in una ridotta funzionalità della ghiandola stessa. Tutto questo non ci deve però spaventare, perché chiaramente noi, qualora ciò si verificasse, abbiamo a disposizione una terapia che poi è di fatto una terapia sostitutiva, cioè noi andiamo a fornire dall'esterno quello che è l'ormone tiroideo principale, la tiroxina, quindi di fatto per diamo dall'esterno. Per combattere questi anticorpi tutto sommato? No, serve cioè, come a sostituire la funzione tiroidea, quindi di fatto diamo dall'esterno quello che la tiroide non produce più abbastanza. Se funziona poco o funziona troppo, significa che anche i sintomi sono diversi?
I principali campanelli di allarme in caso di ipertiroidismo, quindi iperfunzionamento, sono sintomi come insonnia, tremore, agitazione, tachicardia, palpitazioni anche notturne. E, oltre a uno stato di ansia e irritabilità, si possono avere nella donna alterazioni del ciclo mestruale. Sicuramente sono sintomi abbastanza eclatanti nell'ipertiroidismo. Il paziente sente che effettivamente c'è qualcosa che non va, sente di stare bene. Il paziente ipertiroideo, se la disfunzione è anche importante, diciamo che lo riconosciamo già da quando mette piede nel nostro studio, nel nostro ambulatorio. Dall'aspetto. Sì. Al contrario, l'ipotiroidismo, quindi quando la nostra tiroide funziona poco, ha dei sintomi molto più sfumati, tant'è vero che oltre che sono anche molto specifici, per esempio la stanchezza, la sonnolenza, la difficoltà di concentrazione o di memoria, fino chiaramente ad arrivare per gradi di ipotiroidismo ben più importanti, anche a un'intolleranza al freddo, cute secca, capelli fragili, eccetera. Comunque sono sintomi, diciamo, subdoli, nel esatto. senso che non sono evidenti, soprattutto tanto sì. da portare il paziente ad andare subito sì. dal medico, dallo specialista. Esatto, tanto no? è vero che spesso vengono confusi magari con un periodo di stress o di stanchezza particolare al lavoro, e ci capita soprattutto negli anziani appunto di vedere anche gradi poi di ipotiroidismo importanti, perché magari questi sintomi sono stati trascurati. Ecco, se tutti gli esami, quelli che si fanno sugli ormoni eccetera, sono a posto, quindi diciamo che potrebbero rassicurarci, comunque bisogna andare a fondo, perché non è quello il nostro, diciamo, la nostra patente di guida, vai tranquillo guida. Assolutamente no, questo è un aspetto estremamente importante da chiarire, che spesso ci troviamo appunto a dover chiarire in visita con il paziente. Perché che vi dice: guardate, io sto a posto, sono esatto. sicuramente non ho niente. Esatto, invece per completare una valutazione della tiroide è necessario effettuare anche l'ecografia della tiroide. Quindi se da una parte le analisi ci dicono come sta funzionando la nostra tiroide, è tramite l'ecografia che noi ne possiamo studiare la struttura e quindi... Che stavate vedendo esatto. prima, a quanto pare. E quindi, per esempio, vedere se sono presenti dei noduli. L'ecografia, tra l'altro, è un esame non invasivo, che non comporta l'utilizzo di radiazioni e che si esegue con il paziente disteso poggiando la sonda ecografica sul collo, appunto in corrispondenza della tiroide. Ci permette di valutare la struttura della ghiandola, quindi a partire per esempio da una stima delle sue dimensioni, e questo è importante perché ci permette per esempio di diagnosticare il cosiddetto gozzo, cioè quando la tiroide è ingrossata. Ci permette di valutare proprio l'ecostruttura, tante volte sospettiamo una patologia tiroidea proprio a partire da un'alterazione nella sua struttura. E quindi ovviamente... la morfologia è importante sì. e la si vede proprio con esatto. l'ecografia. E la vascolarizzazione, e quindi, come dicevamo, ci permette di diagnosticare anche l'eventuale presenza di noduli. Noduli che per la verità oggi ci capita di riscontrare per lo più occasionalmente, cioè il paziente fa esami per tutt'altro motivo, il più frequente possiamo dire un Doppler delle carotidi magari durante un controllo cardiologico, piuttosto che un TAC per altri motivi, e si trova a riscontrare incidentalmente, gli vengono segnalati dei noduli alla tiroide, e quindi poi arriva alla nostra attenzione per eseguire specificatamente un'ecografia della tiroide. Sono più rari i casi in cui il paziente si accorge della presenza di un nodulo perché magari diventa visibile o palpabile e viene per fare l'esame esatto. specifico. Però non basta fare la prevenzione, da quello che abbiamo sentito, bisogna fare una prevenzione in questo caso specifica. Sì, diciamo che la prevenzione conta sempre in medicina, conta chiaramente anche nell'ambito delle malattie tiroidee. Quando lo specialista riscontra un nodulo della tiroide ne va a valutare tutte le caratteristiche, quindi noi andiamo a valutare per esempio la forma, le dimensioni, i margini, abbiamo tutta una serie di caratteristiche da dover valutare e anche facendo riferimento a quelle che sono le linee guida internazionali possiamo giudicare un nodulo più o meno sospetto. Se il nodulo viene giudicato sospetto, decidiamo quindi poi di approfondire, e lo facciamo mediante l'esame dell'ago aspirato, che è un esame mini-invasivo che si svolge mediante un prelievo di fatto tramite ago sottile di alcune cellule dal nodulo che verranno quindi poi analizzate.
Doveroso però rassicurare i pazienti che circa il 90%, quindi la stragrande maggioranza dei noduli della tiroide, sono di natura benigna. Cosa bisogna fare per tenere al meglio la nostra tiroide, visto l'importanza? Sì, sicuramente la prevenzione conta sempre per noi, anche per le malattie della tiroide e per il benessere specificatamente della tiroide. Quello che è importante è assumere un'adeguata quota di iodio, che è il principale alleato della tiroide, anche perché è il costituente degli ormoni tiroidei e ci aiuta a prevenire alcune patologie importanti come il gozzo, i noduli della tiroide e l'ipotiroidismo. Lo iodio peraltro è un micronutriente essenziale, cioè significa che il nostro corpo ne ha bisogno ma non riesce a sintetizzarlo da solo, quindi lo dobbiamo introdurre dall'esterno. Per farlo chiaramente lo facciamo attraverso l'alimentazione, perché qui c'è un mito da sfatare, cioè lo iodio non si respira ma si mangia. Quindi è inutile andare al mare, no? Diciamo che la quota respirata non è assolutamente significativa a coprire il nostro fabbisogno, che per un adulto, per dare un'idea, è di circa 150 microgrammi, ma aumenta ulteriormente in alcune condizioni, quali possono essere la gravidanza, l'allattamento. Pertanto è importante. Aumenta come necessità, giornaliero, sì, di questo micronutriente, perciò dobbiamo introdurlo con l'alimentazione. Quali sono gli alimenti? Allora, come si può forse immaginare, gli alimenti più ricchi di iodio sono quelli appunto provenienti dal mare, quindi pesce. Crostacei, anche uova, latte, cereali, carne ne contengono una discreta quantità, ma spesso pur seguendo un'alimentazione equilibrata non riusciamo a raggiungere il fabbisogno giornaliero, perciò quello che noi endocrinologi... E quindi farmaci? No, intanto diciamo che la cosa più semplice, il modo anche più, se vogliamo, economico ed efficace per introdurre iodio è attraverso l'utilizzo del sale iodato al posto di quello normale, quindi da cucina, un sale semplicemente arricchito di iodio. Lo raccomanda ormai da tempo anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il Ministero della Salute. Chiaramente questo e si vedono sempre di più negli scaffali, no? Sale arricchito da iodio. Lo troviamo infatti al supermercato, peraltro è diventato anche obbligatorio per esempio nelle mense aziendali, quindi proprio per favorire la prevenzione. Chiaramente non è un invito a utilizzare in maniera indiscriminata il sale, perché sappiamo che del sale non dobbiamo abusare. Cum grano salis, dicevano i latini, è sempre dietro un indirizzo preciso dello specialista. Esatto, quindi teniamo presente di dover consumare al massimo 5 grammi di sale al giorno, o quantomeno, diciamo, il meno possibile, quindi diciamo per concludere poco sale ma sempre iodato. La base è quella. Se ci sono persone che fanno delle diete dimagranti, insistono sulla dieta dimagrante ma non riescono ad ottenere lo scopo, è possibile che anche in quel caso la tiroide c'entri qualcosa? Allora, diciamo che questa è una evenienza possibile, ma in realtà non la più comune nella nostra pratica clinica. In realtà poi lo scenario più comune è che il paziente affetto da sovrappeso o obesità, che arriva alla nostra attenzione, presenta una funzione tiroidea in realtà normale o solo lievemente alterata. C'è da dire tra l'altro che è dimostrato piuttosto il contrario, cioè che l'obesità stessa possa determinare conseguentemente delle alterazioni sulla funzionalità tiroidea. Quindi poi chiaramente l'endocrinologo dovrà valutare tutte queste cose in visita e decidere se sottoporre il paziente a eventuali ulteriori accertamenti per escludere altre malattie metaboliche, altri disordini metabolici. Chiaramente non c'è solo la tiroide appunto da valutare. Certamente sì. E mi preme sottolineare questo aspetto, cioè è importante che il paziente obeso si sottoponga alla valutazione da parte dello specialista endocrinologo. Sappiamo come ormai l'obesità sia diventata un problema di salute pubblica a livello mondiale. Parliamo di percentuali altissime. Sì, in Italia, per dare un'idea, il 46% circa degli adulti, il 26% tra bambini e adolescenti sono in eccesso di peso, con un triste primato proprio per le regioni meridionali, tra cui spicca proprio la Puglia, soprattutto per l'obesità infantile. Quindi è necessario intervenire, è necessario fare qualcosa, e oggi peraltro lo possiamo fare anche grazie
al fatto che abbiamo a disposizione da poter utilizzare qualora necessari anche dei farmaci, sempre nell'ottica di un approccio che deve essere, come diciamo noi, multidisciplinare, cioè deve vedere la collaborazione di più figure, il nutrizionista, lo psicologo, il chirurgo bariatrico, ma sicuramente in cui l'endocrinologo rimane la figura specialistica di riferimento. La ringrazio, dottoressa Francesca D'Ercole, cosa che sicuramente faranno anche tutti coloro che ci hanno seguito, e a voi do l'appuntamento ad un prossimo incontro. Conoscere aiuta a vivere meglio. Alla prossima! In collaborazione con Sollevante, gestione e servizi a tutela della salute. Prevenire è sempre la scelta migliore. Alma Roma, il piacere di sentirti al sicuro. Istituto Santa Chiara, dal 2002, salute, prevenzione e cura. Tecnomed, centro medico biologico da 4 generazioni per la vita.